Nasce dalla volontà dell'associazione Amasit, che vorrebbe creare qualche cosa per i disabili che sono soci dell'associazione. Anziché per anni abbiamo fatto attività turistiche e religiose, vogliamo intraprendere anche questo percorso sportivo per dare più possibilità a questi ragazzi di fare un'attività che loro vedono soltanto che fino ad ora era proibitiva per loro. Invece spero che con il nostro aiuto e con l'aiuto della Federazione Nazionale e Campana di poter dargli questa possibilità anche a loro. È nata nel 98 per cercare di dare la possibilità di visitare dei luoghi che ai disabili che da soli non potrebbero farlo, e allora ci siamo costituiti in un'associazione turistica religiosa per organizzare questi pellegrinaggi e queste attività in sede settimanale per dare questa opportunità. Iniziative future sono le solite attività come i pellegrinaggi a Lourdes che facciamo ogni anno, il pellegrinaggio a Fatima, nei vari santuari nazionali. Ogni settimana in sede, ogni lunedì pomeriggio ci riuniamo in sede presso la biblioteca comunale di Telese Terme per fare varie attività, come quest'anno vogliamo fare un laboratorio di coro, cercare di realizzare un coro con gli stessi disabili e volontari, facciamo della formazione con i volontari, dei lavoretti con i disabili, e da quest'anno intraprendiamo anche questo percorso di attività sportive di bocce con queste persone sia down che in carrozzina. Pratichiamo uno sport che abbraccia un poco tutte le categorie sociali di qualsiasi età, e con la collaborazione, più che altro noi collaborando con l'Amasit, vogliamo dimostrare che il nostro sport è uno sport che si adatta a tutti i tipi di persone, diciamo così. Quindi intendiamo insieme a loro costruire un percorso che deve per forza di cose allargarsi e coinvolgere un poco tutti quanti nella nostra attività sportiva, perché è possibile che la nostra attività si adegui a tutte quante le caratteristiche umane. Rispetto a questa attività che l'associazione fa, noi siamo ben propensi, anche perché la nostra federazione ultimamente ha investito molto sull'attività paraolimpica, quindi un'attività che è molto importante per noi, avendo anche l'ex segretario generale della federazione paraolimpica che è diventato presidente nazionale, quindi De Santis ha stimolato ancora di più quelle che erano tutte le attività legate a questa attività. La boccia paraolimpica per noi è un punto d'arrivo, se non arriviamo alle Olimpiadi, ma almeno dal punto di vista paraolimpico ci siamo già. Mirko Caravaglia, che è uno dei nostri atleti, è arrivato al 17° posto a livello internazionale, è stato un successo anche l'organizzazione dei campionati della boccia paraolimpica ultimamente a Torino, quindi guardiamo sempre con soddisfazione tutte quelle che sono tutte le iniziative che i comitati regionali, per esso il nostro presidente regionale e le associazioni sul territorio fanno con grande interesse. Quindi un ringraziamento a loro, un ringraziamento anche a quei soci, a quei volontari, perché fare questo tipo di attività, se non c'è amore, se non c'è passione, non puoi farlo.
siete morti, non vi